Prima di pregare, leggiamo una parola di Dio, vale a dire dal secondo libro delle Cronache, capitolo 15, alcuni versetti. Ci alziamo in piedi mentre leggiamo la parola del Signore. Secondo libro delle Cronache, capitolo 15. Allora lo Spirito di Dio si impadronì di Azaria, figlio di Oded. Il quale uscì a incontrare Asa e gli disse, Asa e voi tutto, Giuda e Beniamino, ascoltatemi. Il Signore è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi. Ma se lo abbandonate, egli vi abbandonerà. Per lungo tempo Israele è stato senza vero Dio, senza sacerdote che lo ammaestrasse e senza legge. Ma nella sua avversità, egli si è convertito al Signore, all'Iddio di Israele. Lo ha cercato ed egli si è lasciato trovare da lui. In quel tempo non c'era pace né per chi andava né per chi veniva, perché fra tutti gli abitanti dei vari paesi c'erano grandi agitazioni ed essi erano schiacciati nazione da nazione e città da città poiché il Dio li affliggeva con ogni sorta di tribolazione. Ma voi siate forti, non vi lasciate indebolire le braccia, perché la vostra opera avrà la sua ricompensa. Fin qui questa meravigliosa e gloriosa parola di Dio. Vorrei ripetere ancora una volta, forse dal versetto 2b, il Signore è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi. Ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà. Lode e ringraziamenti. Che il Signore ci benedica ora mentre Gli rendiamo gloria. Padre Celeste. Ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola. Ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che ci hai dato fino a quest'ora. Ti ringraziamo per la tua luce, Signore, che ha brillato nei nostri cuori. Signore, anche stasera, tu continuerai a parlarci attraverso la tua preziosa e santa parola. Signore, tu puoi parlare anche attraverso il tuo buono Spirito Santo. Signore, ti siamo grati per tutto ciò che hai preparato per noi. A te sia l'onore, la lode e la gloria nel nome di Gesù. Amen. Vorrei dare a tutti voi un caloroso benvenuto nel prezioso nome di Gesù. E vi auguro di sentirvi a vostro agio in mezzo a noi. Cercheremo di fare tutto il possibile per rendere il vostro soggiorno qui il migliore possibile. Ma credo che la cosa più importante sia ciò che portiamo con noi e sperimentiamo spiritualmente. Non si tratta in primo luogo di come veniamo accolti o assistiti a livello terreno. Ciò che conta è il modo in cui veniamo sostenuti spiritualmente, il tipo di cibo che ci viene servito. Vorrei leggere in primo luogo alcuni versetti in Luca nel capitolo 24, poi in Atti capitolo 1 e poi in Colossesi. Proprio velocemente vorrei leggere qualche versetto. Forse posso chiedervi di alzarvi in piedi per leggere la parola. In Luca capitolo 24 leggiamo dal versetto 27. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiego loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinate al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse andare oltre. Essi gli fecero forza dicendo, rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. Ed egli entrò, per rimanere con loro. Quando si fu messo a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e spezzatolo, lo diede loro. Allora gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. E poi in Atti degli Apostoli capitolo 1, Atti degli Apostoli capitolo 1, direttamente dal versetto 1. Nel mio primo libro, o Teofilo, ho parlato di tutto quel che Gesù iniziò a fare e a insegnare fino al giorno in cui fu assunto in cielo dopo aver dato per lo Spirito Santo dei comandamenti agli apostoli che aveva scelto, ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni e ragionando delle cose riguardanti il regno di Dio e in Colossesi dal versetto 27 Colossesi capitolo 1 dal versetto o dal versetto 24 Ora io mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del corpo di Lui che è la Chiesa della quale io sono stato fatto ministro secondo l'ufficio datomi da Dio per voi di annunciare nella sua totalità la parola di Dio. Cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e da tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Preghiamo. Padre Celeste, noi guardiamo a te, O oh Dio. Non siamo venuti per ascoltare gli uomini o le loro opinioni. Siamo venuti per ascoltare te e sperimentarti. Ti chiediamo, sii sì presente, o oh Signore, parla attraverso la tua parola e il tuo Santo Spirito. Sì, come ha pregato il tuo servo. Tu sei il Dio di Daniele, tu sei capace di chiudere la bocca e anche di aprirla. Possa tu aprirla quando verrà pronunciata la tua parola e chiuderla? se vengono portati i propri pensieri. Oh Dio, abbiamo un solo desiderio nel nostro cuore ed è quello di fare la tua volontà finché siamo qui sulla terra. Costi quel che costi perché vogliamo sussistere davanti a te. Benedici tutti noi dalle ricchezze della tua grazia. E preghiamo che la tua vittoria sia manifestata questa sera per la gloria e l'onore del tuo santo nome. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Sono grato a Dio con tutto il cuore per questa opportunità che in questo luogo... Possiamo esporre le cose della Sua parola in tutta tranquillità e indisturbati, in tutta franchezza, davanti al volto dell'Altissimo, senza dover prendere in considerazione nulla, né per noi stessi né per noi per nessun altro. Viviamo in un tempo in cui il giudizio inizia dalla casa di Dio, in un tempo in cui tutte le cose nella Chiesa devono essere messe in ordine e tutti i germogli selvatici devono essere recisi affinché non crescano. E Gesù stesso ha detto che il vignaiolo monderà tutti i rami che portano frutto, in modo che portino più frutto. Chi comprende la parola mondare le viti sa che non vengono messe in acqua e poi lavate, ma che i tralci selvatici vengono tagliati. Si taglia via ciò che toglie vita alla vite, in modo che... La vita possa andare dove il vero frutto deve essere manifestato. Quindi, quando il Signore pulisce in questo tempo, quando pota, quando rimprovera, allora dovremmo essere grati, perché allora ha buone intenzioni con noi. Allora siamo tralci che dovrebbero portare frutto e a cui viene permesso di portare frutto. Quando egli non pota più, allora rischiamo di essere recisi. Preferisco essere potato che tagliato. Preferisco che nel tempo della grazia il coltello affilato della sua parola, che è come una spada a due tagli, Faccia il suo lavoro su di me piuttosto che essere tagliato alla fine e gettato nel fuoco. Ricordate, stiamo parlando di viti. Molto spesso abbiamo sentito e fatto il paragone della zizzania e del grano, della pula e del grano. Ma qui dice, ogni tralcio in me. Ogni tralcio in me che non porta frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Ma ogni tralcio che porta frutto, egli lo monda affinché porti più frutto e il Signore sia onorato e glorificato. Mi sta a cuore dire alcune cose su ciò che ci riguarda particolarmente in questo tempo. Ciò che appartiene alla proclamazione della parola di Dio e alla conclusione, sì, alla benedetta conclusione necessaria per la perfezione e il compimento della Chiesa di Gesù Cristo. Per questo ho scelto questa parola qui. Quando il Signore Gesù iniziò a parlare ai suoi discepoli, egli iniziò con Mosè e tutti i profeti e fu in grado di mostrare e rivelare loro le sacre scritture nel loro significato divino e adempimento. Noi crediamo che viviamo nel tempo in cui tutte le cose giungono a compimento. E se gli schernitori si fanno beffe, anche questo è stato predetto nella Bibbia, che alla fine dei tempi ci saranno degli schernitori che camminano secondo le proprie voglie, sì, che non riconoscono nulla, ma sono pieni di sé, superbi e vanagloriosi. E andranno per la loro strada. Ma questo mi ricorda la conversazione di un fratello con una persona che non credeva in Dio. Questo non credente gli disse in faccia, Dio è morto dopo tutto. E il credente disse, non può essere, stavo proprio parlando con lui. Il non credente disse Dio è morto dopo tutto e il credente disse non può essere stavo parlando con lui proprio un momento fa. Noi possiamo parlare con Dio, possiamo parlare con lui, possiamo avere comunione con Dio. Quelli che sono morti sono i peccatori, morti nei peccati e nelle trasgressioni. Ma Dio è vivente e chi è venuto a nuova vita con lui vive e ha comunione con il Dio vivente. Le cose stanno così, ma le persone le vedono in modo diverso perché i loro punti di vista e le loro esperienze sono diverse. Qui in questa parola e nella mia mente, soprattutto da giovedì, ho camminato con il cuore e la testa chini per tutti questi giorni per mostrare al popolo di Dio il chiaro cammino di Dio in questo tempo per la responsabilità che mi è stata data. E posso dirlo con tutto il cuore davanti a Dio. Non ho un mio punto di vista da rappresentare. Non appartengo a nessuna denominazione, quindi non ho nulla da difendere, ma solo la vera fede in Gesù Cristo, l'intera rivelazione della sua parola e della sua volontà, così come c'è stata tramandata e lasciata in eredità nelle sacre scritture. Qualsiasi altra cosa, qualsiasi cosa non mi riguarda. Abbiamo scoperto... O potremmo scoprire a posteriori che in tutti i tempi in cui Dio ha fatto qualcosa di speciale sulla terra, ci sono state persone che l'hanno capito spiritualmente e sono diventate partecipi dell'opera di Dio. E c'erano persone che lo capivano intellettualmente e volevano farne un grosso affare. Ma la cosa più grande che Dio abbia mai fatto è stata tra coloro che hanno compreso la visitazione divina a suo tempo. Non tra coloro che dopo, dopo che la visitazione divina era passata hanno voluto farne qualcosa. Forse dovrei essere chiaro su questo punto. Ai giorni di Mosè Dio fece qualcosa di straordinario. Inviò la sua parola e fece uscire il suo popolo. Si rivelò a loro in modo molto potente e tutti coloro che credettero con tutto il cuore parteciparono a ciò che Dio fece. In seguito... Quando la generazione terminò e il Signore ne suscitò una nuova, lui ebbe di nuovo qualcuno che guidasse il popolo di Dio ed essi entrarono nella terra promessa. Gli scribi e i farisei, ai giorni di Gesù o fino a quel tempo, si riferivano a Mosè. Come a un loro profeta speciale e esteriormente anche ha ragione. Loro potevano dire Mosè ha detto: Mosè ha detto, e sempre di nuovo avevano Mosè in bocca. Mosè ha detto questo. E tu cosa dici? Mosè ha detto, e Mosè ha detto ma non credevano davvero a ciò che diceva Mosè. Se avessero creduto alle parole di Mosè, avrebbero riconosciuto Gesù Cristo, lo avrebbero seguito e avrebbero partecipato all'opera di Dio in quel tempo. Viviamo in un tempo in cui Dio ha mandato un profeta. E possiamo dirlo con tutto il cuore. Dopo quasi duemila anni e dai primi tempi del cristianesimo, e chiunque abbia letto la storia della Chiesa lo sa, ci sono stati abbastanza personaggi che hanno affermato di essere profeti o profetesse. Ma un profeta parola, un uomo di Dio con il così dice il Signore, un profeta di significato storico salvifico, un uomo mandato da Dio attraverso il quale il Signore stesso ha parlato, non è esistito in tutti i tempi fino ai nostri giorni. Perché questi sono i giorni conclusivi dell'intero tempo della grazia, che ora sta raggiungendo il suo apice. Ora dobbiamo prestare attenzione. Ci saranno due gruppi che sono sempre esistiti, anche in questa generazione. Ci sarà un gruppo che avrà una mentalità spirituale. Non dirà come in quei giorni Mosè ha fatto questo, Mosè ha fatto quello, ma come il Signore Gesù. Egli ha preso ciò che Mosè ha detto, ha preso quello che hanno detto gli altri profeti e quello che hanno detto i salmi. Lui ha inserito tutto nella rivelazione globale del Dio Onnipotente e ha dato al popolo di Dio una visione d'insieme affinché potesse sapere, qui si adempie ciò che Mosè, ciò che Isaia, ciò che è scritto nei Salmi, ciò che è scritto in tutto l'Antico Testamento. E questo è il segreto. I giudei hanno fatto di Mosè il loro profeta, hanno detto questo è il nostro profeta, avevano ragione. Ma non hanno ascoltato ciò che Dio voleva dire loro attraverso il profeta. Lo hanno usato solo come l'uomo che era così gradito a loro, nel concetto complessivo che si erano dati. Ma il Signore Gesù ha collocato ogni profezia, ogni dichiarazione biblica, che fosse in Mosè, che fosse in Isaia, nei Salmi, ovunque fosse scritto lo ha collocato nell'evento complessivo dell'adempimento divino della sua parola in quel tempo. E se guardiamo indietro nella storia della Chiesa, c'è stato un tempo di riforma. Dio aveva un uomo potente e nessuno lo nega. Uno dei più grandi che siano passati per la nostra terra. Ma cos'era? Era solo un residuo che aveva compreso ciò che Dio aveva dato loro in quel tempo. Gli altri in seguito ne fecero un grande affare e dissero, questo Martino Lutero, questo è il nostro uomo. Lui è il loro uomo per questo giorno. Ma la domanda è... Dov'è Dio? Dov'è il piano di salvezza? Dove si sono realizzate le promesse delle sacre scritture? E dopo che il Signore ebbe terminato con questo grande uomo di Dio, loro formarono un'organizzazione e ne fecero questa e quella direzione. E Dio ne mandò di nuovo un altro. E fino ad oggi lui è l'uomo di una certa confessione di fede. E questo è successo ed è successo sempre di nuovo nel corso dei secoli, nel corso della storia della Chiesa. Fratelli e sorelle, questo non deve ripetersi in questa generazione. Questo non deve accadere di nuovo in questa generazione. L'unico che ha il centro nella sua Chiesa. È Gesù Cristo il nostro Signore. E noi siamo vincolati e tenuti davanti a Dio a contestualizzare tutte le profezie della scrittura e a inserirle in modo che tutto si incastri armoniosamente. In modo che Dio possa raggiungere il suo scopo con tutti noi. Quindi non deve accadere che prendiamo le cose fuori dal contesto e diciamo il nostro profeta ha detto questo. Sì, ciò che è stato detto è vero. La domanda è, siamo in grado di inserirlo nel giusto contesto? Questa è un'altra domanda. In quel tempo gli scribi sapevano esattamente cosa aveva detto Mosè, ma la domanda era, sapevano collocarlo? Avevano gli occhi divinamente aperti? Erano stati consacrati e unti da Dio? A proposito, credo di averlo detto qui mercoledì sera, quale differenza? Lì ci sono gli scribi e i farisei, potevano tirare fuori citazioni su citazioni da Mosè e improvvisamente... Ci sono un pescatore e un esattore delle tasse e i discepoli del Signore, qualunque fosse la loro composizione, uomini secondo il cuore di Dio. E già hanno una parola qui e una parola là. Pietro si alza a Pentecoste e dice: Questi fratelli non sono ubriachi, come voi pensate. Qui si è adempiuta la parola del profeta Gioele che dice. Negli ultimi giorni io spanderò il mio spirito su ogni carne. Immediatamente gli uomini di Dio ebbero la parola giusta per dare la risposta, in modo che tutti coloro che erano venuti fossero informati di ciò che Dio aveva promesso e che poi ha adempiuto. È iniziato subito dopo che Giuda aveva fatto il tradimento. Pietro parla nel circolo dei discepoli prima della Pentecoste e dice, è scritto, la sua dimora si è resa deserta e il suo ministero si è assunto da un altro. E se ne andò. Questa è la guida dello Spirito Santo. Un profeta, i luterani hanno i loro, i metodisti hanno i loro, i mormoni hanno i loro, tutti ne hanno uno, tutti ne hanno uno. Ma le scritture ce lo dicono qui. Il Signore Gesù parlò ai suoi discepoli e iniziò con il ravvedimento e con tutti i profeti. E alla fine del capitolo 24 qui dice, allora apri loro la mente per comprendere le scritture. E disse loro, il Cristo non ha forse dovuto soffrire, eccetera? E dice qui nel versetto, nel versetto 44, queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che era necessario che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi fossero adempiute. In tutta la legge di Mosè, in tutti i profeti e nei salmi. Questo si è adempiuto. E se leggete soprattutto la lettera ai Romani e la lettera agli Ebrei, vedrete come nella proclamazione neotestamentaria della parola, la parola profetica non è stata interpretata in modo unilaterale, ma è stata incorporata dalla grazia di Dio, creando un'armonia divina nella proclamazione complessiva. Ed è questo che lo Spirito di Dio opera ancora oggi. Dove questo non accade ci sarà il fanatismo. Le persone si accaniscono sulle cose e spesso non le fanno loro stessi. Il Signore Gesù disse, gli scribi e farisei si sono seduti sulla cattedra di Mosè. Mosè era il loro profeta. Oggi molti si sono seduti sulla cattedra del profeta che Dio ha mandato per questo tempo senza avere l'incarico di collocare tutto biblicamente e di dare al Signore la possibilità di rivelarsi a noi. In quel tempo il Signore Gesù parlò ai Suoi discepoli di tutto ciò che riguardava Mosè, i salmi e i profeti. Poi gli chiesero di rimanere con loro. Egli entrò, si sedette a tavola e spezzò il pane. E poi è scomparso. Non una proclamazione unilaterale. Ma una proclamazione totale farà sì che Gesù Cristo venga da noi in questo tempo e ceni con noi. Quando recentemente ho letto questa parola negli Atti degli Apostoli, secondo cui il Signore Gesù testimoniò ai Suoi che era vivo, è sorto in me un profondo desiderio. Oh, Signore. Testimoniaci come il vivente, come il risorto, come colui al quale è stata data ogni autorità in cielo e sulla terra. Non vogliamo parole di circostanza, vogliamo vedere Gesù Cristo come il vivente, come il risorto in mezzo a noi e nella nostra vita, altrimenti non ci servirà nulla. I discepoli avrebbero potuto parlargli giorno e notte non sarebbe servita a nulla un solo incontro con Gesù Cristo il risorto ha fatto tutto è stato sufficiente per loro divenne del tutto chiaro quale fosse la posta in gioco in quel tempo cari fratelli e sorelle mi sta profondamente a cuore che queste riunioni diventino un incontro con Dio, che Gesù Cristo possa testimoniarci come l'Onnipotente, come il vivente, come il risorto, che ognuno di noi possa avere un tale incontro con Lui in queste riunioni. Non si tratta di molte parole, non si tratta di sapere cosa è stato detto qui o là. La sacra scrittura persino dice se si volesse scrivere tutto ciò che il Signore Gesù ha fatto, eccetera, allora il mondo non potrebbe contenere i libri. Non è una questione di quantità. Si tratta della correttezza, si tratta di collocare correttamente ciò che abbiamo ricevuto per la grazia di Dio. Che il Signore Gesù sia potuto venire a noi, che abbia potuto testimoniarci che Lui è vivente e rivelarsi a noi nel modo in cui lo fece allora. Voi potreste dire che egli lo fece solo con i due discepoli sulla via di Maus. No, sta scritto: quando gli undici erano riuniti, egli stette in mezzo a loro. E in primo Corinzi, capitolo 15, si legge già al versetto 5-6, che poi egli si rivelò a più di 500 fratelli in una volta sola. Gesù Cristo può testimoniare e rivelarsi a tutti noi, qui stasera come il vivente. E così. Egli è lo stesso. E ciò che ha fatto nel principio lo farà alla fine. Non possiamo che camminare sulla retta e chiara via con Dio. E spero che non ci sia nessuno qui che abbia dei malintesi nel cuore. Per fraintendere ciò che viene detto, che riconosciamo tutti i servitori di Dio e anche lo stimato ministero del fratello Branham, che Dio ha confermato in un modo unico e possiamo quasi usare la parola in un modo senza precedenti. Ma quando poi si arriva o si finisce per fare di un profeta un idolo, allora si va a troppo oltre. Gesù Cristo è e rimane il nostro punto centrale. Spero che stasera ci siano solo amici. Quando sono tornata a casa dalla riunione qui mercoledì sera, ho ricevuto una telefonata dal Canada, dal fratello Gunther, e mi ha detto, fratello Frank, conosci i fratelli Mosley? Sono due fratelli. Credevano che il fratello Branham sarebbe ritornato. Hanno avuto un aeroplano e hanno aspettato che, quando lui sarebbe arrivato, sarebbero potuti andare subito con lui in aereo. E non so, alcuni dei miei fratelli non erano presenti a questa riunione a Tucson a dicembre, ma ho ascoltato alcune cose e mi sono bruciato la lingua. Perché devo parlare contro tutto ciò che non è biblico. Non posso farne a meno. Lo Spirito di Dio in me resiste a tutto ciò che non è biblico. Non posso farci niente. Non è un mio merito, è lo Spirito di Dio. Ma ho dovuto dire chiaramente ai fratelli che loro credono a cose che non possono leggere nelle Scritture. E poi mi è stato detto, ma Dio ci ha aggiunto molta parola di Dio in questo tempo. Io ho detto, non a me, a me egli ha soltanto rivelata, vale a dire ciò che era già scritto e loro insistevano su questo. E ora i fratelli sono saliti sull'aereo con sei fratelli e sono precipitati subito giù. Tutte e sei sono morti sul posto sul posto spero solo che ci sia stato un grande risveglio tra tutti coloro che hanno fatto del fratello Branham un idolo e lo ripeto io non mi vergogno del Vangelo di Gesù Cristo non mi vergogno di un Paolo non mi vergogno di un Mosè né mi vergogno del fratello Branham al contrario egli è un profeta mandato da Dio ma lo ripeto, fare un idolo di qualsiasi cosa non è per questo che siamo qui. Siamo qui per dare tutta la gloria a Gesù Cristo, per dare a lui il primato. Lui è il punto centrale. Dio si è servito dei profeti per parlarci in modo da ricondurci alla parola e porre tutte le cose in modo biblico e lo confesso liberamente e apertamente. Io non saprei collocare le cose in modo biblico se Dio non avesse mandato il suo profeta, se lui non fosse venuto io saprei bene o male come tutti noi e ce ne saremmo andati Dio lo ha mandato ma che dobbiamo mantenere l'equilibrio è certo altrimenti le tempeste arriveranno comunque se già ci stiamo sbilanciando da soli qui o là come sarà? Quando arriveranno le tempeste? E eh, fratelli e sorelle, credetemi, il nemico è così astuto. Lui prende la parola di Dio e poi la devia un po', sempre un po', e poi la aggiunge. E prima che ve ne accorgiate vi siete allontanati dalla parola di Dio senza rendervene conto. Noi crediamo che il messaggio del tempo della fine sia la parola rivelata di Dio e noi siamo stati ricondotti alle scritture, all'insegnamento degli apostoli e dei profeti. Gesù Cristo, la pietra angolare. Siamo così grati per ogni cosa. E come il Signore Gesù allora alla sua prima venuta, dopo essere risorto dai morti, ha testimoniato ai suoi di essere vivente. Così Egli vuole testimoniare a noi di essere vivente in questi ultimi giorni. Egli non è morto. L'ho già detto qui. Il non credente dice, Dio è morto. Il credente potrebbe dire no, non può essere vero. Ho appena parlato con lui. Questo dialogo, questa comunione, questo desiderio di Dio ce l'abbiamo nel cuore? O ci accontentiamo di una conoscenza? Una conoscenza gonfia, ma l'amore di Dio edifica. Non distrugge, non fa a pezzi, edifica, in cui tutti sono edificati su questo unico fondamento, che è Gesù Cristo. Ha una dimora divina nello Spirito. Dio vuole fare di noi persone che camminano nelle sue vie, che sono guidate dal Suo Spirito che camminano nei limiti della sua parola, che non escono qua e là e non corrono dietro a qualcosa, ma camminano semplicemente sulla retta via. Paolo dice poi che vuole allineare perfettamente la parola di Dio secondo l'incarico nella Chiesa. Allineare perfettamente questa parola. Questo è molto importante, non solo in qualche modo, ma secondo la volontà di Dio sotto la guida dello Spirito Santo. È stato Lui che ha potuto dare alle chiese l'illuminazione sui misteri che erano stati nascosti fin dalla fondazione del mondo. Perché? perché gli era stato concesso di guardare nei misteri di Dio. E allo stesso modo al fratello Branham è stato dato da Dio in questo tempo di guardare nei misteri più profondi della parola profetica e di portarli al popolo di Dio. Ma questo non dà a nessuno di noi il diritto di uscire e dire, beh... Io vengo ora nello stesso nome che Paolo ha predicato. Uno disse, conosco Gesù e conosco anche Paolo. Ma tu chi sei? Non serve a nessuno, a meno che non sia stata data una chiara chiamata divina per fare ciò che Dio ha incaricato o istruito di fare. Non è il tempo né è necessario che qualcuno si faccia avanti e parli di una chiamata divina. Ma questo è ciò che voglio dire. Nessuno sarà mai in grado di capire cosa significhi avere una responsabilità di fronte a Dio per la Chiesa in questo tempo. E poi quando si vedono cose che hanno deviato, che anche una persona con un bastone può sentire. E poi quando si dice qualcosa ci sono persone che fraintendono ciò perché hanno subito l'impressione che non si sia dato al fratello Branham l'onore che merita. La Sacra scrittura dice che dobbiamo dare onore a chi è dovuto ed è scritto ogni onore è al nostro Dio. Basta leggere l'Apocalisse come le quattro creature viventi, i 24 anziani tutte le schiere celesti si uniscono nel canto di lode. A chi viene reso onore? Non a un profeta, a colui che siede sul trono, a colui che siede sul trono, spetta ogni onore, ogni lode e ogni gloria. Tutto il resto è entusiasmo, ma non lo Spirito Santo. Ai giorni di Mosè o anche ai giorni di Saulo c'erano sempre persone entusiaste e c'erano anche alcuni che avevano un entusiasmo profetico. Avete letto ai tempi di Samuele, Saulo e così via? C'erano profeti, cioè uomini in preda all'entusiasmo profetico, ma non serviva a nulla, non serviva a nulla. L'unzione, l'unzione ha fatto la differenza. Oggi ci sono persone che hanno un entusiasmo profetico, si lasciano trasportare, trasportare, ma è un entusiasmo. Ciò di cui abbiamo bisogno è la rivelazione di Gesù Cristo, che è stato rivelato come la somma di tutto in questo tempo, come l'alfa e l'omega. Fratelli e sorelle, quando parliamo così seriamente qui, faccia a faccia, non è per niente. La venuta del Signore è vicina. Dov'è la Chiesa sposa di Gesù Cristo? L'entusiasmo profetico non è più sufficiente di qualsiasi altro entusiasmo. Abbiamo bisogno di una rivelazione profetica della parola di Dio, di collocare biblicamente tutte le cose in questo tempo e di fare prima silenzio e ascoltare ciò che Dio ha da dirci. Se diamo piena libertà al Signore, lasciamo tutto a Lui senza voler fare nulla, ma dicendo semplicemente, Signore, eccomi, prendimi come sono e dammi l'unzione del tuo Spirito Santo. Non un entusiasmo profetico, ma una rivelazione profetica della parola di Dio in questo tempo. La rivelazione di Gesù Cristo l'unzione con la potenza dello Spirito Santo. E lo Spirito di Dio conduce in tutta la verità. E la parola di Dio è la verità. E allora siamo sulla strada giusta. Naturalmente gli scribi di quel tempo potevano dire, Mosè ha comandato, Mosè ha comandato, Mosè ha comandato. E non sapevano nemmeno di aver compreso le cose comandate da Mosè secondo l'intelligenza e non secondo il significato divino e non le vedevano nemmeno nell'adempimento dopo che il Signore Gesù era da tempo l'adempimento delle scritture essi pretendevano ancora di fare ciò che Mosè aveva detto loro e quando il Signore si adirò entrò nel Tempio e li picchiò tutti, e rovesciò le loro tavole, dicendo: avete fatto della mia casa una spelonca di ladroni, andatevene, non avete più diritto di entrare qui. E poi in seguito il Tempio fu distrutto, e il popolo di Israele fu disperso, e camminarono con Mosè su tutta la terra attraverso questi secoli. E a cosa è servito? Fratelli e sorelle, lo ripeto in modo inequivocabile, sono grato a Dio dal profondo del mio cuore per la rivelazione profetica della sua parola, per il ministero del fratello Brana, che è incomparabile con qualsiasi cosa sia stata. Ma il suo compito era quello di portarci a Gesù Cristo, lo sposo delle nostre anime. Per prepararci per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo. Non per farci andare in fibrillazione. L'entusiasmo che vediamo sui campi sportivi o quando c'è un incontro di boxe o qua o là, l'entusiasmo c'è e spesso anche negli ambienti dei credenti. Quante volte le persone sono cadute in preda all'entusiasmo invece di fare un'esperienza con il Signore risorto che vuole testimoniare di essere vivente? Ovunque il Signor Gesù si sia rivelato dopo la sua risurrezione, c'è stata una grande gioia. Da allora i non credenti non l'hanno visto più, ma ai credenti Egli si è rivelato e ha testimoniato di essere vivente. Non possiamo dire al Signore, oh Signore, se oggi tu fai questo o quello, allora crederemo che ci hai testimoniato che sei vivente. Quello che Dio vuole fare è affar suo. Vogliamo presentarci oggi davanti al volto di Dio con un desiderio profondo e dire, Signore, come tu vuoi, ma rendici testimonianza di te come il vivente, come il risorto. Quello che farai sarà ben fatto, che i malati siano guariti, che i peccatori siano salvati, qualunque cosa accada, che siamo battezzati con lo spirito e col fuoco, qualunque cosa accada, vogliamo che Gesù ci testimoni che Egli è vivente, che facciamo con Lui un'esperienza di cui tutti possano dire è stato bello essere qui. Abbiamo sperimentato il Signore nella sua grazia e nella sua potenza. Gesù Cristo è lo stesso. In quel tempo lui diede ai suoi discepoli la piena conoscenza dell'intero adempimento della parola profetica. Poi entrò nella loro casa, benedisse il loro pane e proseguì e già si trovava in un altro luogo, continuando a benedire e a spezzare il pane. Poi si manifestò addirittura a più di 500 fratelli in una volta sola. Se questa sera possiamo essere di un solo cuore e di una sola anima, riuniti in una fede perfetta e senza dubbi, davanti al volto di Dio, questa sera può accadere qualcosa di potente. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente e coloro che ripongono la loro fiducia in Lui non saranno svergognati. Voglio che questa sera siamo seri, che smettiamo di rimandare le cose e di dire beh si risolverà tutto, ma che diciamo Signore, oggi vengo davanti al tuo volto, oggi voglio avere un incontro con te. Oggi rivela la tua potenza e la tua gloria, perché tu sei risorto, sei vivente, tu ascolti, tu parli e benedici. Mentre parliamo così con il Signore qui stasera, presto sentiremo la sua veste impetuosa come canta un compositore in mezzo a noi. Sentiremo la bellezza dello Spirito di Dio scendere su tutti noi. Non una proclamazione dogmatica, il profeta ha detto, ma una bellezza inserita nell'azione complessiva di Dio. In questo tempo sappiate che il Signore veglia sul suo popolo, lui veglia sulla sua parola per adempierla. Non so se Pietro. Potesse recitare quanto gli scribi, ma una cosa la so: ogni volta che c'era bisogno, lui aveva in bocca la giusta parola profetica. Lo Spirito Santo gliela metteva in bocca. Lui era un pescatore, gli altri erano teologi e anche loro mentivano per la maggior parte. Ma lui Quest'uomo di Dio, così semplice e chiaro, così semplice e chiaro, aveva la parola di Dio in bocca ogni volta che era necessario, non per se stesso. Oggi ci sono molti che prendono ciò che ha detto il profeta e ciò che si adatta al loro concetto. Questo è ciò che prendono e questo è ciò che enfatizzano. Questa non è predicazione. Per chi stiamo predicando qui davanti? Per giustificare noi stessi? No. Stiamo predicando, come dice Paolo, per far conoscere a tutti il mistero che è stato nascosto ai figli degli uomini fin dalla fondazione del mondo, ma che ora è stato fatto conoscere ai suoi santi. Ecco di cosa si tratta, non della giustificazione, è Dio che giustifica. E Paolo dice ai Corinzi, non è colui che si raccomanda che viene raccomandato, ma colui che il Signore raccomanda. Nessuno deve raccomandare se stesso, è il Signore che raccomanda. Ma questo è il senso di questo tempo. Non la propria difesa, non la propria giustificazione, ma l'accesso all'intero piano di salvezza. Sì. Come scrive Paolo negli Atti degli Apostoli al capitolo 20, che lui ha annunciato l'intero piano di salvezza di Dio. Ecco di cosa si tratta in questo tempo. Paolo ha detto di voler allineare perfettamente la parola, non solo parzialmente, di trasmetterla completamente. E noi crediamo che in questo tempo la parola di Dio sia stata perfettamente restaurata. Ma questa parola perfetta deve essere incorporata in tutte le promesse, nella parola profetica, nella parola apostolica, nel Nuovo Testamento, nell'Antico Testamento. Tutto deve essere adeguatamente equilibrato e inserito. Solo così possiamo arrivare a una vera esperienza con Dio, già stasera. Sto parlando solo in merito a stasera. Non so se saremo qui domani. Abbiamo intenzione di esserci, se Dio vuole vivremo. Ma oggi siamo qui e oggi il Signore vuole rivelarsi a noi. Ditemi, siete venuti con questo desiderio nel cuore di sperimentare Dio oggi? Ditelo onestamente. Sì o no? Se il sì è un sì valido davanti a Dio? allora sperimenteremo Dio oggi, qui. Non c'è altro modo. Noi possiamo ingannarci a vicenda, ma Dio non può ingannare. Egli testimonia di sé come il vivente, come il Signore che è, che era e che verrà. Conosciamo anche tutti gli altri apostoli del Nuovo Testamento, sempre, come ad esempio Giacomo, quando gli venne chiesto che cosa succede a ora ai gentili, allora egli si alzò e disse, Simon Pietro ha già detto, come scritto nel profeta, che Dio si rivolgerà ai gentili e trarrà un popolo per il suo nome. Gli apostoli avevano la parola profetica non per difendersi, ma per mostrare alla Chiesa che una parte della storia divina della salvezza si stava adempiendo. Perciò Dio era con loro ed essi erano di un solo cuore e di un'anima sola, uniti e tenuti insieme dall'amore divino, che è il vincolo della perfezione. Se la parola di Dio deve essere perfettamente allineata, allora l'amore perfetto di Dio deve riempire i nostri cuori, nei quali la parola perfetta può essere incorporata, in modo che un frutto perfetto possa sorgere e crescere in questi ultimi tempi. Sappiamo che nell'ultimo giorno... Dio portò a compimento l'opera di creazione. Tutto era già bello, ma quando tutto fu finito Dio fu felice. Il settimo giorno si riposò da tutto il suo lavoro e vide che tutto ciò che aveva fatto era molto buono. In questa epoca della Chiesa... Tutto giunge alla fine e ciò che Dio fa è ben fatto. È un'opera gloriosa, un'opera meravigliosa. Fra tutti i popoli, lingue e nazioni, il Signore ha il suo popolo. Egli lo chiama fuori, lo benedice, gli testimonia come il vivente. Fratelli e sorelle, Leggete in preghiera questa parola dove sta scritto e testimonio loro che era vivo. 40 giorni e 40 notti. Sapete cosa significa? Dio non dorme né si addormenta. Egli è il custode di Israele, è il custode della sua Chiesa. Giorno o notte, Dio ha sempre un tempo di parola. Possiamo sempre contare sul suo aiuto e sulla sua benedizione, ma dobbiamo completamente rinunciare a noi stessi e dimenticarci di noi stessi. Dobbiamo mettere da parte tutte le nostre capacità, tutta la nostra volontà e dire Signore, eccomi, eccomi come tuo popolo. E possiamo dirlo in tutta umiltà. Dio ci ha fatto grazia. Come i più illetterati in questo tempo, come persone che sanno meno che abbiamo ricevuto abbastanza parole divine di rivelazione per essere in grado di collocare biblicamente ciò che Dio sta facendo ora e di portare al popolo del Signore l'intera parola, l'intera rivelazione. E che sigillata nei cuori dei suoi discepoli. Come disse il profeta Isaia sigilla l'istruzione nel cuore dei tuoi discepoli, non in tutti gli uomini, ma nel cuore dei suoi discepoli. Chi è un discepolo di Gesù? è uno studente. La parola discepolo e studente è la stessa. Un discepolo è uno studente della scuola di Dio. Oggi molti vogliono essere maestri. E come scrive Paolo, avete molti maestri. Maestro va bene. Ma la Bibbia dice che uno è il nostro maestro ed è Gesù Cristo. E uno è il nostro Signore ed è Lui. Dunque, non c'è un maestro, ma ci sono dei disciplinatori. E noi non ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di padri in Cristo, uomini di Dio che portino la parola del Signore dal profondo del loro cuore e dicano al popolo di Dio ciò che lo Spirito ha rivelato. E vedrete che il Signore riuscirà a chiamare fuori una sposa tramite la predicazione così come Egli l'ha data, una sposa senza macchia né ruga, purificandola e santificandola e presentandola irreprensibile davanti al suo volto. Per noi questo può sembrare impossibile, con Dio tutto è possibile. Egli ha chiamato all'esistenza le cose dal nulla, è lo stesso nella nostra vita. Se tutti avessimo già portato qualcosa, allora potremmo anche vantarci. Io non devo portare nulla. Tutto, Signore, sei tu. Ma da questo nulla tu fai nascere qualcosa attraverso la tua parola di onnipotenza che dura per sempre. E noi dobbiamo essere diventati nulla. E allora il Signore può fare di noi qualsiasi cosa. Non dobbiamo sapere più nulla affinché Egli possa prendere la nostra conoscenza e tutto ciò che siamo e abbiamo affinché sia Lui e il Suo nome possa essere glorificato di nuovo e il Suo prezioso e santo sangue ci purifichi tutti da ogni colpa e da ogni peccato che possiamo stare davanti al Suo volto con gioia e dire Signore, Rendici testimonianza come il vivente. Cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro e parlaci attraverso la tua preziosa e santa parola. In quel tempo il Signore ha rivelato le scritture ai suoi discepoli ha fatto conoscere la parola profetica, ha aperto le loro menti per comprendere le scritture e li ha benedetti. Egli lo fa anche adesso. Lui non può cambiare. E se qualcuno pensa che il fratello Branham abbia detto qualcosa di diverso da ciò che dice la Bibbia, si sbaglia. Posso dirglielo liberamente e apertamente. Si sbaglia. Quando Dio parla, non parla di due cose diverse, parla di una cosa sola fin dal principio. È così che è andata. Allora, chi può fare affidamento su ciò? È il fratello Branham, l'ha detto abbastanza spesso. È il suo compito riportare indietro la Chiesa del Signore che è stata dispersa e tenuta in statuti e in ogni genere di cose, che si è riportata alla parola di Dio, inalterata e immutabile. Ed è qui che siamo ritornati. E disse, nessuno può danneggiare le sacre scritture. E così è scritto, nessuno può aggiungere o togliere una parola. Anche quando gli fu detto, ascolta, nei sette sugelli sono rivelate cose che non sono affatto presenti nella Bibbia. Lui fece un attimo di silenzio, disse un momento, questo è il trucco del diavolo. Disse, Dio può rivelare solo ciò che è nella sua parola. Questo è l'unico fondamento. Era nascosto, era nascosto ed è stato rivelato, ma si trova nella parola di Dio. E così la nostra fede non può essere fondata sulla sapienza dell'uomo, ma sulla potenza di Dio. E la potenza di Dio è nella sua parola. La sua parola è una parola onnipotente. Tutti coloro che hanno ricevuto la sua parola sperimenteranno questa onnipotenza di Dio e saranno benedetti. E saranno persone di pace, persone di benedizione e di amore, non più con prepotenza. Tutti noi sappiamo lo stesso, se il Signore non ci avesse parlato, tutti noi non sapremmo nulla. Dobbiamo presumere questo. E se Dio è così benevolo e ci parla e ci dà la grazia, è solo perché possiamo essere edificati insieme fino a essere tutti perfezionati in Gesù Cristo, il nostro Signore. E per poter poi passare dal credere al vedere. Ci sono ore di istruzione, di rimprovero, di prostrazione e di elevazione. Ci sono molte ore che Dio prepara per noi davanti al suo volto. Qualsiasi cosa gli faccia è ben fatta e noi vogliamo stare davanti a lui ad ogni costo, a qualsiasi costo. Vogliamo mantenere l'equilibrio nella vita e nella predicazione. E se è possibile, vogliamo aiutare gli altri ed essere una benedizione per loro, per grazia, che non avremo vissuto per noi stessi, ma per il Signore. Se dovessero esserci fratelli e sorelle tra di noi, che non conoscono ancora ciò che Dio ha fatto, che possono aver sentito parlare del ministero del fratello Branham senza conoscere i modi in cui Dio lo ha benedetto e confermato, abbiamo cassette audio e letteratura. In alcune copie c'è una buona panoramica del suo ministero e di ciò che Dio ha fatto in quel periodo di tempo. Siamo molto grati al Signore per questo. Non saremmo qui oggi se Dio non avesse fatto tutto questo e non ci avesse riportato alla sua parola. Ma più ci avviciniamo alla venuta del Signore, più chiaramente... Dobbiamo prendere la nostra posizione sulla parola di Dio. Il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimane per sempre. E noi vogliamo che questa parola si trovi in tutti noi. Quando il Signore Gesù verrà di nuovo a prendere i suoi. Vogliamo anche pregare per le riunioni di domani, che Dio apra i cieli e faccia scendere su di noi i flussi della potenza del suo Spirito. Chi vuole sperimentare una Pentecoste? Penso che lo vogliamo tutti, giusto? Tutti vogliamo sperimentare una Pentecoste, un ruggito dal cielo. Oh, possa il Signore soddisfare il nostro desiderio e mostrarsi a noi come il vivente e benedirci dalle ricchezze della sua grazia. Amen. Ci alziamo in piedi per la preghiera conclusiva. Padre Celeste, ti ringraziamo insieme. Sì, Signore, per la ricca benedizione di questa sera. Signore... Ci hai benedetto tante volte. Cosa ti porteremo? Cosa ti diremo, Signore? Aiutaci, Signore. In questi giorni, Signore, noi guardiamo a te, Signore. Sappiamo, Signore, che la tua venuta è molto vicina. Fedele Signore, sappiamo che Tu hai parlato così potentemente nei nostri giorni, anche in mezzo a noi, Signore. Ti ringraziamo per ogni cosa, Signore. Signore, anche questa notte Tu sarai con noi. Benedici i nostri fratelli, le nostre sorelle. Benedici anche coloro che non possono essere qui, Signore. Benedici il tuo popolo in tutta la terra. Signore, in Oriente e in Occidente, nel Sud e nel Nord. Signore, ovunque i Tuoi eletti. Ti ringraziamo per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen.